Buongiorno e ben ritrovati a questo nostro appuntamento, una chiacchierata con i nostri ospiti per poter vedere come stanno trascorrendo questi giorni di emergenza, ma soprattutto per poter affrontare tematiche più disparate. Ci avviamo dunque verso quella che è stata definita un po' la seconda fase nella nostra penisola, ma soprattutto continua il lavoro incessante, sempre in prima linea, di coloro che ci stanno aiutando in questa battaglia. Ovviamente mi riferisco a medici, protezione civile, forze dell'ordine, farmacisti, ma sulle strade si trovano oggigiorno anche i giornalisti, che sono i primi informatori del cittadino che deve essere difeso da quelle che sono le, come noi le definiamo, fake news. E dunque di questo e di tanto altro abbiamo deciso oggi di parlare con il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. Buongiorno a te Ottavio e grazie per aver accettato di scambiare queste quattro chiacchiere. Vorrei cominciare proprio da questo, ovvero in questo momento, in questi giorni ci sono dei ruoli, no, da rispettare. Parlavo prima dei medici, della protezione civile e anche dei giornalisti. Noi, come dicevo, ci troviamo un po' a essere i primi informatori nei confronti di un cittadino che in questi giorni si vede veramente invaso di bufale e di fake news e di cattive informazioni, dunque in linea più generale. Ci sono, sappiamo, nella nostra deontologia dei criteri da rispettare, ovvero responsabilità, rispetto, dignità, parlo anche di fatica e soprattutto di incessante verifica delle fonti, no? Sappiamo che l'Ordine dei giornalisti della Campania ha creato, insieme ad Agicom, a Corecom, il cui presidente è Mimmo Falco, insieme a Stanislao Montani, e anche alla Polizia Postale un vero e proprio osservatorio sulle fake news, da cui poi sono partiti e sono stati creati dei report all'interno dei quali è possibile vedere anche come sia facile incappare nelle fake news anche da parte di professionisti dell'informazione. Dunque, come è possibile da parte di noi giornalisti fronteggiare le fake news e al contempo garantire informazioni di qualità? Carissima Sara, buongiorno. Innanzitutto grazie per l'invito e grazie per parlare dell'osservatorio sulle fake news che abbiamo fondato assieme al Corecom, presieduto da Mimmo Falco, vicepresidente dell'Ordine, assieme all'Agicom, alla Polizia Postale, appunto a Stanislao Montagna, bravissimo negli algoritmi, nelle fake news. È uno strumento utile, sempre indispensabile in questa fase in cui con il coronavirus purtroppo l'invasione di notizie false è si è ulteriormente dilatata. Quindi noi giornalisti abbiamo il compito di scovarle, di contrastarle e di denunciare tutte le fake news, sempre e in particolare in questo momento. E da questo osservatorio cosa ne è uscito? Cioè, noi giornalisti campani, come abbiamo reagito a questa emergenza? Come stiamo lavorando? Questi campani stanno dando una grandissima dimostrazione di professionalità, di impegno, sempre, dappertutto. Basta pensare ai colleghi che stanno in strada, quelli che stanno lavorando nei pressi degli ospedali, ma anche i tanti colleghi che hanno dovuto organizzarsi in smart working, lavorare da casa, organizzare i cosiddetti desk, a casa. E poi i colleghi che hanno lavorato o stanno lavorando dalle zone rosse, da quei comuni dichiarati zona rossa. Un grandissimo impegno. E Ottavio, a questo proposito ci sono state delle segnalazioni, penso per esempio al tema della privacy, no? Che è sempre fondamentale per noi giornalisti, ma soprattutto penso adesso perché comunque c'è una maggior sensibilità, no? Soprattutto quando si parla di salute del cittadino, c'è una linea sottilissima, no? Tra diritto alla privacy e diritto all'informazione. Qualche errore c'è stato, sì, proprio come sottolineavi tu sul terreno della privacy, siamo intervenuti, ci sono stati segnalati, devo dire che i colleghi che ho chiamato sono subito intervenuti. Grave è stato l'errore commesso per quanto riguarda la falsa notizia degli assenteisti al Cardarelli, notizia non vera come ha certificato il procuratore Giovanni Melillo.
Come tu stesso dicevi, appunto, ci stiamo un po' organizzandola meglio, no? Si sa, il giornalismo è sempre stato fatto di strada, il vero giornalismo è quello appunto a contatto diretto con l'informazione, con i protagonisti dell'informazione. E secondo te questa tecnologia, questa nostra organizzazione, l'arte di arrangiarsi, no? Anche a livello di smart working, spesso si tratta anche di arrangiamento, perché comunque non tutti hanno la possibilità di farlo nel migliore dei modi. Secondo te, alla fine di tutto questo, anche il fare giornalismo sarà cambiato? Ma vedi Sara, in questo momento, appunto come stiamo sottolineando, c'è una grande forma di adattamento dei giornalisti alla situazione, però non dobbiamo correre rischi, non bisogna perdere quello che è il valore delle redazioni. Va benissimo lo smart working in questo momento, ma bisognerà recuperare il più rapidamente possibile le redazioni, che sono uno strumento di trasparenza e di democrazia. Sono uno strumento fondamentale per noi giornalisti e per l'opinione pubblica. E ora passiamo un po' dalla padella alla brace, no? Vorrei parlare a nome anche di tutti i miei colleghi, più o meno giovani, ma comunque precari. E si sa che in tutti i campi lavorativi attualmente ci sono delle difficoltà da dover superare. In campo giornalistico le difficoltà spesso vanno anche oltre. Per fare giornalismo di qualità, per fare informazione di qualità, c'è bisogno comunque di provvedimenti allo stato attuale delle cose. Parlo per esempio, non so, di compensi adeguati al lavoro che si fa, dei tanti tagli che attualmente vengono effettuati nei confronti di redattori, di collaboratori e appunto di compensi, che poi alla fine sono, diciamo, letali per l'informazione. E soprattutto parlo a nome dei precari, di giovani precari, che anche in questa fase d'emergenza si sono visti tagliare fuori dal bonus che è stato garantito ai liberi professionisti, possessori di partita IVA, e dal quale sono stati tagliati fuori, appunto, come dicevo, collaboratori, co-co-co o comunque precari. E noi giovani, che comunque la maggior parte di noi investe proprio tutta la propria vita in questa passione, quando riusciremo a non sentirci più tagliati fuori? Riusciremo mai a non sentire più il peso di tutta questa precarietà? Sara, questo è un aspetto molto delicato e molto importante. I collaboratori, i precari, sono stati duramente penalizzati in questa fase. In alcuni casi abbiamo visto giornali che hanno ridotto le folazioni, ma se pensiamo ad alcuni settori, no, che si sono fermati, come lo sport, come gli spettacoli, quindi automaticamente tanti collaboratori sono stati fermi. In questo senso i bonus del governo arrivati attraverso l'INPGI e i bonus della regione dovevano dare una mano. Per quanto riguarda appunto quello a cui tu ti riferivi, il bonus di 1.000 euro della regione, noi abbiamo inviato come ordine un quesito in cui sottolineiamo che non potevano essere esclusi i co.co.co. Non potevano essere esclusi i colleghi pagati con ritenuta d'acconto. Purtroppo non è stato accolto e poi a voce ci hanno spiegato che non c'erano i fondi per coprire tutti. In conclusione, adesso ci accingiamo non solo a quello che è il 1º maggio, ma soprattutto a quella che per noi è una giornata molto importante, ovvero il 3 maggio, giornata internazionale della libertà di stampa, in cui appunto si celebrano i principi fondamentali di quest'ultima e si analizza appunto lo stato attuale delle cose, lo stato di salute appunto della libertà di stampa. Come possiamo, Ottavio, noi giornalisti, comunque tutti nella famiglia del giornalismo italiano e non, omaggiare tutti coloro che comunque hanno dedicato la propria vita al giornalismo e che spesso hanno anche perso e continuano purtroppo a perdere la propria vita facendo unicamente il proprio dovere? Sara, mi fa piacere che hai toccato questo tema così, così importante, così, così delicato. I giornalisti che hanno perso la vita, noi dobbiamo omaggiarli tutti i giorni, tutti i giorni. Il nostro grande punto di riferimento rimane il nostro caro Giancarlo Siani. Dobbiamo omaggiarli tutti i giorni lavorando bene, rispettando le regole deontologiche, rispettando un po' tutto quello che prevedono i nostri codici deontologici, le nostre carte deontologiche. E questo è un impegno che va mantenuto e va portato avanti lavorando con serietà, con rigore, nel rispetto dell'opinione pubblica, che è l'unico nostro vero padrone.
E Ottavio, dunque, io ricordando quelli che sono stati, appunto, citavi Giancarlo Siani, i nostri protagonisti del giornalismo italiano e campano, non posso far altro che ringraziarti ancora una volta per aver accettato di scambiare queste due chiacchiere con me, per averci delucidato anche riguardo alcuni argomenti veramente importanti in questo momento. E vorrei salutarti con una piccola chicca, ovvero io sto seguendo ultimamente la tua iniziativa che veramente sto seguendo con interesse e curiosità. Sto parlando dell'iniziativa del giornalismo e cultura, un libro al giorno scritto da giornalisti campani. E tu ogni giorno pubblichi un libro scritto da un giornalista campano, come dice il titolo stesso dell'iniziativa. E dunque, prima di salutarci, che libro leggiamo oggi? Ciao Sara, fa piacere che ti sia piaciuta, che ti piaccia questa iniziativa. Nata dal fatto perché ho visto veramente quale contributo importante hanno dato e stanno dando e continueranno a dare i giornalisti della Campania alla letteratura, alla ricerca. Ci sono libri storici, ci sono romanzi, libri di sport, di ogni genere. Oggi abbiamo, tu mi chiedevi, abbiamo un libro curato da Antonio Piedimonte, Minori a Napoli, un libro che si occupa di un tema molto molto importante, che è quello della dispersione scolastica, ed è tra l'altro uno dei temi che abbiamo anche affrontato e che continueremo ad affrontare anche nella nostra formazione, nei nostri piani di formazione per i giornalisti. Ed io allora ti ringrazio ancora una volta, Ottavio, con la speranza davvero di poter tornare a fare quello che è il nostro mestiere, il giornalismo a contatto diretto con i protagonisti dell'informazione.